Salve, care amiche ed amici. A través del mejoramiento de la capacidad. ¿Sí? Será mucho con los abrigos, bufanda, guantes, gorros. ¿Bufanda te la tejiste vos? No, mi abuela. Hola. Es fundamental la capacidad. Ciao. Spero che tutte e tutti voi vi troviate bene. Qui sono l'una e 43 ed io sto in un nuovo tutorial per tutte e tutti voi di gastronomia Cassareccia. Ecco qua che ci troviamo con dei fusilli fatti con le seppie, i piselli, i bisi e altre cose che non riesco a distinguere, che sono dei resti, non so se della cena di ieri. Che ho pubblicato le foto in Google Plus nel mio profilo Sant'Enchan. E qua vino macchiato, se rosato, no? Un po'. Prendo dell'acqua. Poi cosa molto importante è che io complemento la mia dieta con della lecitina degli omega. Qua prendo una pasticca di lecitina per il colesterolo. Io prendo anche una pasticca che mi ha ricettato il medico, chimica per il colesterolo, una di omega, acidi grassi polinsaturi e un multivitaminico che ha anche gilco biloba e ginseng e guaranà. Il ginseng lo prendo anche a parte nella colazione. Dopo tanto tempo che non facevo un tutorial di gastronomia Cassareccia, eccomi ritornare con uno e buon appetito. Adesso vi dirò com'è. Poi gli ho messo un filo di olio di canola sopra. Che c'è omega. Una cosa, una meraviglia, un pezzo a cuore. Questa mattina ho fatto un video di pasto. Anticipando alcuni temi che vorrei registrare, no, in futuro, non sono gli unici dei quali registrerò qualcosa. Facciamo la scarpetta. Di passo mando dei saluti al mio amico Mimmo Corcione. Un tentacolino. Mi raccomando, aggiungetemi al vostro profilo di Instagram. Dovrò mettere il tag nel mio canale di YouTube.
Cin cin. Spero di poter far pronto un video. Non so se alle 45.000 visioni o alle 50.000. Se voi mi aiuterete, lo farò alle 55.000 visioni il fine di questa settimana. Mi raccomando, se avete dei temi da propormi, scrivetemi. E mi piacerebbe che, più che scrivermi, che già in molti lo fanno e io rispondo, lo faceste con delle video risposte. Oggi è molto più facile in YouTube, basta che mettete il link del video che avete registrato e apparirà il titolo. Facendo clic sul titolo, io potrò vedere il video nel vostro canale. Poi, se nel vostro canale lo caricate in Common Creative, io potrò mettere il vostro video blog, le vostre domande del vostro video prima della mia video risposta. Così si crea un unico video. Oggi avete imparato come pranzare con dei fusilli alla seppia e bisi. Come è stato? Buono, e ti credo, se no non me lo scafavo tutto. Quindi, prossimo. E adesso il multivitaminico con ginkgo biloba, guaranà e ginseng. Gli acidi grassi essenziali con omega 369 prevengono gli ictus al cervello. Gli omega. La lecitina di soia più oscura, come il piscio, che coagula il grasso e lo asporta dalle vene e permette che le arterie non si irrigidiscano, se no si seccano e si crepano. E poi uno anche crepa. È stato un pranzo veloce. Intanto l'importante è trasmettere l'essenziale. E questo è stato un tutorial di come si può pranzare con pasta alla seppia e bisi, i fusilli. Quindi adesso vi siete tolti di sicuro una curiosità. Invece, per come si prepara un piatto così, vediamo che ci può proporre Mimmo Corcione. Io vi ho fatto vedere come si pranza, quindi più che di gastronomia è stato un tutorial di culinaria. Poi più avanti farò altri video. Tanto questa è una chicca che vi lancio. L'acqua minerale e poco poco acqua e molto minerale, sembra, perché non finisco di eruttare. Oh, bene. Allora mi raccomando, non lasciate di seguirmi. Forse in giornata faccio un altro video, non lo so, non ve lo posso promettere. Perché io vi ho anticipato dei temi questa mattina, proprio perché non so se posso girarli oggi. Se no, giravo quei temi. Mi devo documentare. E tu, Marco Travaglio, ecco, ti stai lasciando scappare, un nuovo Indro Montanelli.
Ma come? Non vuoi un collaboratore nel tuo fatto quotidiano che possa essere un nuovo Indro Montanelli? Pensa all'eredità che potrebbe lasciare il fatto quotidiano all'Italia, al mondo intero. E tu saresti un talent scout. Un tale scout non è lo stesso che talent scout, me ne rendo conto. Tu saresti un tale scout. Ah, lapsus che mi vengono. Vabbè, lasciamo stare. Come dire, niente. Ciao. Ah, Marco, questa era una battuta. Ah, Marco Travaglio, tale scout, no, talent scout. Ah, perché non era tale scout, no, è quello che ha scoperto Santen Chan, il nuovo Indro Montanelli. Pensa che gloria, pensate, boh. Però pensaci, io vorrei collaborare col Fatto Quotidiano. Poi puoi avere un inviato speciale, un inviato all'estero. Pensaci, Giacomino, pensaci. Poi non so, ho letto tanto di Pirandello, ma in che pensava Giacomino? Questo no, non ho letto il racconto, quindi non l'ho mai scoperto. Magari pensava, chissà, a tutta un'altra cosa. C'aveva un chiodo fisso, Giacomino. Vabbè, quindi non pensarci. Poi che altro dire? Saluti Pietro Trevisan. Oggi mi sento un po' come Crozza che saluta la gente dall'altra parte, no? Ciao qua, ciao là. Ah, guarda chi c'è, guarda chi vedo. Vabbè, niente. Questo è stato un altro tutorial. Devo registrare altri video e non mi dilungo più perché sono le 2 meno 5. Quindi ho mangiato lampo, ho filmato lampo e se adesso divago in questo sopratavola filmico, sento che, anzi, faccio un caffè, metto in pausa e faccio un caffè. No, il caffè non lo faccio, no, meglio di no. Ciao. Ciao.